che come enti di ambito siamo, come dire, i soggetti che devono un po' attuare, almeno per la parte del servizio idrico integrato, queste direttive che vengono emanate sia dal Ministero dell'Ambiente, grazie, che dall'Autorità dell'Energia e del Gas. Infatti, saltando le definizioni che sono state date ampiamente da chi mi ha preceduto e in maniera molto più chiara di quanto potrei fare io, intanto vorrei far vedere questa slide perché, diciamo, questa è un po' la catena logica del ragionamento che riguarda il servizio idrico integrato, in particolare, diciamo, perché il Ministero dell'Ambiente con questo regolamento ha determinato i criteri per definire i costi ambientali, i costi della risorsa. L'Autorità per l'Energia e il Gas e il Servizio Idrico, per il servizio idrico appunto, ha definito le modalità di determinazione, che sono quelle che ha illustrato il dottor Bardelli proprio poc'anzi, delle componenti di costo per la determinazione della tariffa. Le autorità di distretto, comunque le autorità di bacino, definiscono i livelli di pianificazione e quindi stabiliscono, come dire, la cornice di pianificazione all'interno della quale si definisce gli usi e le quantità e gli obiettivi di qualità, quindi gli obiettivi di quantità e di qualità degli usi della risorsa e della qualità delle acque. E alla fine però di questa catena ci sono gli enti di governo di ambito, le vecchie autorità di ambito, che devono prendere tutte queste indicazioni metodologiche o di pianificazione e tradurle in quantificazione, quantificarli poi ai fini della tariffa sostanzialmente, della definizione di questi costi. Quindi come enti di ambito ci sentiamo particolarmente coinvolti e interessati a questa vicenda, e quindi ecco perché dicevo che il ringraziamento non è formale ma è sostanziale, soprattutto per l'attività di lavoro che c'è stata dietro al regolamento di cui parliamo stamattina. Detto questo, ecco, ripeto, senza entrare nel merito delle definizioni perché lo hanno già fatto chi mi ha preceduto, io voglio solo ricordare quali sono gli atti fondamentali che per noi enti di ambito sono importanti per poter definire i costi ambientali della risorsa nel servizio idrico integrato. Sono il regolamento del Ministero, sono le delibere 643 che poi dell'AIC, la 643 del 2013, che poi non è nient'altro che il metodo tariffario idrico, quindi quello riferito agli anni 2014 e 2015, e la delibera 662 del 2014 che anche il dottor Bardelli ha citato, che è stata emanata a seguito di una consultazione fatta dall'autorità proprio su questo tema. E poi, ultimo ma non per importanza, anche perché sennò poi Bardelli mi rimprovera, è la determina emanata dal dottor Bardelli in qualità di responsabile del settore, dirigente del settore, per la definizione delle procedure di raccolta dei dati e quindi la definizione dei costi ambientali delle risorse, almeno a valere per il 2015 appunto. Anche questa slide, diciamo, me l'ha un po' bruciata il dottor Bardelli perché riporta le formule del metodo normalizzato, del metodo tariffario e le definizioni che poi erano state prese proprio dalla delibera 662. Ecco, concentrandosi un pochino, entrando un po' più nel merito e nel dettaglio, per quanto riguarda, abbiamo detto, la delibera 643 e poi la 662 hanno stabilito che per il 2014 i costi ambientali della risorsa erano per definizione pari a zero, mentre vanno esplicitati per il 2015. E qui già la 662 dà delle indicazioni a livello di concettuale, diciamo così. Il primo aspetto che sostanzialmente stabilisce è che per il 2015 vanno esplicitati dei costi però meramente operativi, cioè costi di gestione, rinviando l'attribuzione alla componente ERC dei costi di capitale, quindi dei costi di investimento riferiti soprattutto alla filiera della depurazione per quanto riguarda il tema dei costi ambientali, al secondo periodo regolatorio, quello che diceva poi da ultimo Bardelli dovrà essere definito con i prossimi provvedimenti dell'autorità. Questa è una scelta sicuramente
semplificatrice, ovviamente, perché voi capite benissimo, non sfugge a nessuno che i costi ambientali, e soprattutto i costi ambientali, ma anche i costi della risorsa, sono principalmente costi di investimento e non costi operativi. Però capisco anche che in questo momento forse non si poteva fare diversamente, date le scadenze da rispettare, soprattutto nel quadro europeo. Ecco, quindi che cosa dobbiamo fare noi come enti di ambito? Dobbiamo, entro il 30 di aprile 2015, questa scadenza ci è stata data proprio il primo di aprile, quindi per lì pensavamo fosse un pesce d'aprile, ma poi ci hanno detto che era vero, procedere alla valorizzazione delle voci della componente ERC 2015 e produrre ovviamente una nota di accompagnamento con cui si spiega come le abbiamo definite queste voci. Capisco, ripeto, l'estrema urgenza, perché entro il 31 di maggio bisogna trasmettere poi questi dati alla Comunità Europea. Certo è che come enti di ambito che già, come dire, vivono una vita difficile, non soltanto perché ci sono tante cose da fare, ma anche perché spesso non dimentichiamoci che in circa una metà del territorio nazionale ancora gli enti di ambito non esistono, o non sono stati definiti o non sono stati insediati dalle rispettive regioni. Quindi qualcuno all'inizio lo diceva, c'è anche un tema di governance istituzionale. Quando ci si pone queste scadenze, forse bisognerebbe ricordarsi che l'Italia è lunga e anche soprattutto molto variegata al proprio interno. Senza parlare di tutto lo stress normativo che qui siete stati sottoposti. Sì, però diciamo che lo stress normativo ormai ci siamo abituati e ci siamo vaccinati. Il problema è che ci sono alcuni enti che non sono proprio neanche istituiti ancora, quindi c'è questo tema. Mi permetto solo di dire che il Ministero ha avviato l'istruttoria per l'eventuale attuazione dei poteri sostitutivi proprio sul servizio idrico integrato, chiedendo alle regioni se avessero o meno identificato gli enti di governo d'ambito, dando quindi come condizione, signor Quanon, l'aver già delimitato gli ambiti. Alcune risposte sono state carine: abbiamo un ente d'ambito ma non abbiamo delimitato reato. Gli ambiti, quindi c'è qualche cosa, però questo lo stiamo facendo, giusto per assicurare. Questo è stato molto importante da parte del Ministero dell'Ambiente, e io credo che ci sia, che debba essere poi andato, bisogna andare avanti in questa determinazione, perché non a caso il decreto sblocca Italia prima e la legge di stabilità poi pongono anche delle serie conseguenze alle regioni inadempienti, ma anche a tutti gli attori, diciamo, che non esercitano quello che devono fare o che non esercitano i poteri sostitutivi, perché in Italia i poteri sostitutivi si minacciano sempre ma non si esercitano mai, e quindi sarà il caso ogni tanto di fare sul serio. Detto questo, fino a qui è quello che dobbiamo fare. Vediamo come lo dobbiamo fare. Dunque, la determina numero 4 stabilisce dei tempi e poi dà dei file da compilare per aiutare gli enti di ambito a estrapolare questi costi della risorsa e costi ambientali. Devo dire però che ci sono alcuni aspetti che ancora non sono chiarissimi. Ecco perché, come ANEA, non c'è il dottor Bardelli, ma poi glielo dirò di persona, abbiamo intenzione di emanare una circolare che vuole essere un po' un supporto operativo agli enti di ambito per cercare di fare questa determinazione per il 2015 almeno in modo omogeneo fra tutti, onde evitare che vengano fuori dei dati poco significativi perché molto disomogenei. Ecco, per esempio, il primo punto è quello relativo a quali costi operativi. Abbiamo detto che siano costi operativi, lo stabilisce già la 662, ma quali costi operativi devono essere estrapolati per andare a quantificare i costi ambientali della risorsa. Ecco, noi per esempio proponiamo che ci si limiti solo ai cosiddetti oneri locali, quelli che il dottor Bardelli citava, mentre teoricamente si potrebbero anche andare a ritagliare gli ERC dentro i cosiddetti costi efficientabili, che sono quei costi non passanti, ma sono i costi interni del gestore.
tanto per parlare in numeri e in formule, i costi della, diciamo, delle voci B6, B7, B8 e B9 del conto economico. Noi riteniamo che non sia opportuno andare a estrapolare i costi della risorsa, i costi ambientali da quelle voci, perché non abbiamo i criteri con cui andare a estrapolarli. Faccio un esempio per tutti, cioè il costo del personale, andare ad attribuire del personale al costo ambientale piuttosto che invece al servizio idrico integrato, diciamo, al netto dei costi ambientali, è di grande difficoltà se non ci sono delle regole di unbundling chiare e omogenee per tutti. Siccome ci ha detto l'autorità che le regole di unbundling ce le daranno nei prossimi mesi, noi riteniamo che oggi non sia opportuno spingersi a andare a ritagliare dentro queste voci di costo i costi ambientali. Anche perché altrimenti ognuno farebbe probabilmente in modo suo e verrebbero fuori quindi dei costi ambientali molto diversi, dato magari simili da questo punto di vista. Un altro tema delicato, diciamo, quantomeno che può essere foriero di difficoltà interpretative, sono i costi di progettazione degli impianti di depurazione. C'è una riga proprio, chi ha avuto modo di vedere il file di Excel che viene allegato alla delibera 4, in fondo parliamo di una tabella che è il conto economico del servizio idrico integrato e della colonna B, in fondo però c'è una riga, è stata aggiunta, costi di progettazione e impianti di depurazione. Ora, noi tutti sappiamo che quasi sempre questi costi sono costi di capitale, sono costi capitalizzati, quindi dobbiamo sottolineare, siccome la 662 dice che in questa fase dobbiamo mettere solo i costi operativi, dobbiamo dire che dobbiamo mettere solo i costi operativi anche riferiti a questa voce. Ora mi viene da dire quali sono i costi operativi dei costi di progettazione, perché normalmente a casa mia i costi di progettazione si capitalizzano negli interventi progettati, appunto. Però diciamo che a scanso di equivoci dovremmo chiarire che qui non ci vanno i costi di progettazione da capitalizzare, ma solo gli eventuali costi operativi. Ci sono ulteriori necessità di approfondimento e di chiarificazione. Questi due che ho citato sono i più eclatanti. Ce ne sono altri che sono da sottolineare e che noi vorremmo fare anche col tempo, non necessariamente si deve fare tutto insieme, ma vorremmo farle col tempo, perché ci sono alcuni aspetti di principio che sono quelli che abbiamo elencato in questa slide. Ci sono altri invece più pratici e più operativi. Per esempio, quelli di principio sono che oggi noi tutto questo ragionamento sui costi ambientali della risorsa li facciamo nell'ipotesi molto semplificatrice che nella tariffa del servizio idrico siano già compresi tutti e solo i costi ambientali della risorsa afferenti al servizio idrico integrato. È un'ipotesi molto semplificatrice. Qui ho davanti i miei colleghi dell'autorità di bacino e sappiamo bene che gli impatti i danni che possono svolgere vari usi per esempio sulla qualità dei corpi idrici non derivano certo solo soltanto dal servizio idrico integrato, e non è detto che il servizio idrico integrato, voglio fare un discorso molto onesto, non è detto che nella tariffa oggi ci siano tutti i costi generati dal servizio idrico integrato, come non è detto che il servizio idrico integrato non si faccia carico anche dei costi di altri settori e di altri usi. Faccio un esempio, per esempio, quando parliamo di qualità del corpo idrico ricettore finale, io non posso disconoscere da un lato che ci sono in molti casi, noi abbiamo fatto un'analisi molto approfondita, forse poi la dottoressa Checcucci lo dirà in Toscana, sulla qualità e sugli impatti che ci sono sui singoli corpi idrici significativi, dove in alcuni casi scopriamo che gli scarichi liberi fognari del servizio idrico integrato, per i quali spendiamo una caterva di soldi per andare a collettarli e poi a depurarli, rappresentano spesso lo 0,5% della portata media del corpo idrico in cui scaricano, che magari è una qualità pessima o scarsa o anche ottima o buona, a seconda dei casi.
però rappresentano lo 0,5%. Allora la domanda è: qual è, come dire, il costo-beneficio dell'andare a spendere tanti soldi per collettare uno scarico che rappresenta lo 0,5% della portata di quel corpo idrico? E questa è ovviamente, come dire, questa è una domanda capziosa che faccio per dire che probabilmente noi quegli interventi li faremo comunque, quindi che stiamo tutti tranquilli, quegli scarichi li colletteremo e li depureremo, però sicuramente ci facciamo carico in quel momento di costi ambientali che probabilmente non genera il servizio idrico integrato. D'altra parte non voglio neanche nascondermi che ci possono essere invece dei costi ambientali che oggi crediamo essere internalizzati già dalle tariffe, ma così non è. Ci sono molti scarichi dei depuratori che sono ancora con caratteristiche in deroga. Esatto, quindi non è detto che il costo che oggi io sopporto per depurare e per fare uno scarico che però non è all'altezza di quello che dovrebbe essere dal punto di vista qualitativo mi internalizzi davvero i costi ambientali per il danno che procuro come servizio di integrato. Questo per dire con grande onestà che c'è da risolvere tanti problemi, ma c'è anche da fare giustizia di chi opere le fa, sia in termini di interventi che di gestione, che di aspetti gestionali, e chi è altri settori che invece non lo fanno. Per esempio, per quanto riguarda il tema del costo della risorsa, tutte le definizioni fanno sempre riferimento al costo della risorsa come a costo opportunità. Ecco, anche qui io direi che mi aspetto che nei documenti di programmazione, soprattutto i piani di gestione, appunto, dove si stabiliscono quali sono gli usi e quali sono le priorità dell'uso, ci sia davvero questa definizione, anche perché voglio ricordare, l'ha già fatto qualcuno prima di me, che l'uso idropotabile, quindi il consumo umano, ha priorità massima. Quindi mi aspetterei, ora la dico male, la semplifico molto, che laddove c'è una non c'è concorrenzialità di uso, comunque non c'è scarsità di risorsa, il costo della risorsa per il servizio idrico integrato dovrebbe essere praticamente zero, se è prioritario davvero, altrimenti mi aspetto che ci sia comunque l'indicazione di qual è il livello di concorrenzialità degli usi. L'altro tema ovviamente è che tutti questi ragionamenti che sto facendo in maniera anche un po' disorganica confusionaria siano invece razionalizzati nei documenti di programmazione, di pianificazione che devono contenere queste considerazioni, cioè principalmente i piani di gestione. Piani di gestione che dovrebbero dare, appunto, indicare i danni, gli impatti, quindi le misure necessarie per il ripristino, e poi a quelli richiamarsi noi come enti di governo di ambito, verificare che quelle misure previste nei piani di gestione siano interamente compresi nei nostri piani di investimento. Finora è avvenuto un po' il contrario ci aspettiamo che da quest'anno si cominci a rimettere le cose, diciamo, nella giusta gerarchia logica, esatto. Questi sono aspetti di tipo generale, diciamo. Poi continuando questo discorso sugli ulteriori elementi critici, diciamo, per fare in maniera organica la definizione di questi costi ambientali della risorsa, dicevo, c'è sicuramente bisogno di fare chiarezza su alcuni aspetti non banali di questi aspetti, soprattutto non tanto per il 2015 quanto per il futuro, per i prossimi provvedimenti. Intanto, come dicevo prima, bisogna procedere a fare delle regole di unbundling, perché senza le regole di unbundling ogni tentativo di definizione dei costi ambientali della risorsa nel quadro del servizio idrico integrato rischierebbero di essere assolutamente disomogenei e produrre quindi dati incomparabili. Dobbiamo tra l'altro sapere, e questo è un altro richiesta che mi permetto di fare all'autorità, quindi coglierò l'occasione della presenza di Guardelli per porgli questo tema, quale sarà il trattamento nel futuro metodo tariffario
degli ERC in termini di efficientamento. Faccio un esempio per spiegare ai non addetti ai lavori. Se noi oggi dai costi efficientabili, appunto, io ripeto, noi proponiamo che per il 2015 non si estrapolino gli ERC dai costi efficientabili, e questo abbiamo detto, ma per il futuro, se dovremmo togliere dei costi, estrapolare dei costi ambientali dai costi efficientabili, mi domando e ci domandiamo quali saranno le regole di efficientamento che l'autorità porrà per il futuro. Perché anche qui, diciamo, queste regole possono essere non indifferenti su quanto si potranno spingere gli enti di ambito a quantificare gli ERC in maniera più o meno significativa. E lo dico ancora più chiaramente: se io definisco degli ERC molto grossi e li sottraggo dai costi efficientabili e poi mi si danno delle regole, diciamo, di efficientamento molto forti, molto stringenti, sono avvantaggiato. Se invece ho definito degli ERC molto bassi e poi mi si danno delle regole di efficientamento molto stringenti, sono svantaggiato. Quindi, a seconda di come si tratterà dentro le regole tariffarie questi aspetti, ci sarà anche una maggiore o un minore, diciamo, sforzo nel determinare i costi ambientali e le conseguenze in termini di efficientamento. Chiudo dicendo, c'è poi il tema delle acque meteoriche. Qui io non lo tratto neanche perché abbiamo un mondo, una finestra su un mondo tutto suo, però il richiamo che noi facciamo è: dobbiamo nel prossimo metodo regolatorio definire questo aspetto, non è più possibile portarlo avanti così, nella totale indeterminazione, nella totale irrazionalità, mi permetto di dire, perché oggi i costi delle acque meteoriche stanno nei servizi idrici integrati per chi ce l'ha messi storicamente, chi non ce l'ha messi li tiene fuori, è una cosa che non ha senso, non ha nessuna razionalità. È un problema che sappiamo portarsi dietro da tanto tempo, e cosa e chi dovrebbe pagare. Io sono del parere che dovrebbe gravare sulla collettività e non solo sugli utenti del servizio idrico, però questa è la scelta e va bene, va rispettata. Giustamente non è corretto che poi chi aveva magari operato in deroga, mettiamolo così, a quelle che erano invece le norme e le regole precedenti, oggi si trovi avvantaggiato sul capito di chi invece aveva seguito magari giusto, certo, le disposizioni. Va bene, prego. Ecco, termino dicendo che quindi quali considerazioni possiamo fare da questa prima fase applicativa del regolamento ministeriale da un lato e delle norme attuative, almeno per quanto riguarda il servizio idrico integrato, dell'autorità dall'altro. Io credo che sicuramente si debba dare un giudizio molto positivo, perché questo è il primo passo per procedere verso un puntuale riconoscimento dei costi ambientali e della risorsa nel servizio idrico integrato, e aggiungerei, e speriamo anche auspicabilmente, per tutti gli altri usi, non solo per il servizio idrico integrato. È tuttavia auspicabile, ecco perché dicevo prima la definizione dei costi ambientali in relazione agli investimenti, il tema delle acque meteoriche, il tema dell'efficientamento, delle modalità di efficientamento, che nel secondo periodo regolatorio, quindi con i prossimi provvedimenti che l'autorità andrà a emanare, ci sia una trattazione oggettivamente più organica e più strutturata dell'attuale, che è stata, diciamo, un po' di corsa e per rincorrere la scadenza con la Comunità Europea. E in questo senso, come autorità di ambito, crediamo che sia giusto essere coinvolti, e devo dire però che tanto il Ministero da un lato quanto l'autorità dall'altro lo stanno facendo, e auspichiamo che questo metodo di lavoro possa andare avanti. Anche qui l'unica cosa che, diciamo, da un punto di vista concettuale più che di merito, che mi viene da dire è: auspichiamo che comunque anche per il futuro tutto questo ragionamento sui costi ambientali, i costi della risorsa, diciamo, prenda le mosse e abbia come punto di riferimento la qualità e diciamo la tutela dei corpi idrici recettori finali, quindi non per partito preso, ma sulla base di quello che è l'effettivo contributo che ciascun uso barra utente dà alla qualità del corpo idrico recettore finale. Se adotteremo questo criterio,
credo che forse si potrà anche ripristinare un po' più di giustizia rispetto alla situazione attuale, che non è molto giusta, svantaggiando in particolare il servizio di Pontegrado. Grazie.